È cominciata la seconda giornata dell'Italia in Bahia, ma in realtà ricominciamo da dove avevamo lasciato il discorso. Cosa se n'è fatta della prima tappa del campionato italiano? Ricorderete Polvere che per assenza di vento rimaneva sospesa, impediva la visibilità. Allora a quel punto i commissari sportivi hanno deciso di assegnare un tempo imposto di 1 ora, 30 minuti e 54 secondi a quelli che non avevano potuto effettuare la seconda prova selettiva della giornata di ieri. Inevitabili le polemiche, ma oggi poche chiacchiere, bisogna darci dentro perché parte in realtà per gli italiani una seconda giornata. Per quanto riguarda il discorso ridato, il polacco Owoszczyk, dopo il problema di ieri, gara ormai per lui compromessa dopo quell'uscita nel prologo, questa mattina ha cominciato come se non ci fosse un domani, spingendo forte, è stato il più veloce di tutti, secondo ancora in evidenza il portoghese Reis, e Arraigi, capitalizzando quello che ha fatto di buono ieri nei primi due tratti selettivi, questa mattina se l'è presa tra virgolette un po' più comoda, prendendo circa 44 secondi dal pilota polacco, ma in realtà lui è ancora il leader di questa gara, consolidato dal fatto che Yasir Seydan, arrivato qua da capoclassifica della Coppa del Mondo, beh, ha avuto un problema tecnico questa mattina, quindi anche per lui la gara è compromessa. La giornata è continuata nel segno del polacco Owoszczyk, che è stato velocissimo anche negli altri due passaggi. Non ce n'era per nessuno, ma la gara ormai era in mano a Yasir Arraigi, che vince e diventa il nuovo leader della classifica di Coppa del Mondo. Secondo posto per un grande, il portoghese Thiago Reis. Il terzo per Benediktas Svanagas, il lituano, che già era stato dall'Italia in Bahia, ma mai era salito sul podio. Nell'italiano, la vittoria è per Sergio Galletti con Giulio Maroni e diventa anche il campione italiano cross country 2021. Nei side by side, Amerigo Ventura ha fatto la differenza, addirittura terzo nel podio della Coppa del Mondo, ma il nuovo campione italiano per il side by side è il grande Elvis Borsoi, con Stefano Pelloni al suo fianco. Così si chiude l'Italia in Bahia. Appuntamento a 2022. Ciao a tutti!